Salve ragazzi, cari amici del web, in questo momento mi trovo in Malesia in una località non ben precisata. In questa puntata, un po' improvvisata, vi voglio parlare delle nefandezze compiute dall'uomo, dalla nostra specie. Ecco, venendo in Malesia si vedono paesaggi, lande, giungle deturpate, devastate dall'uomo, e questo fa riflettere moltissimo. Innanzitutto, scusate un po' questa cosa qui, sto improvvisando. Innanzitutto dobbiamo pensare che, tornando indietro di un paio di generazioni, ovvero ai nostri nonni, se si va a ritroso non troveremo mai generazioni che hanno vissuto senza guerre. Spesso e volentieri la nostra specie moriva, soccombeva per causa nostra, sotto le guerre, sotto i conflitti, per cui siamo sempre stati vittima della nostra nefandezza. Siamo la specie animale più nefanda sulla terra, e questo lo si vince da tantissime cose. Ok, abbiamo il fatto storico, le guerre in continuazione, che hanno distrutto, annientato intere specie umane, intere razze sono scomparse dalla terra, non ci saranno mai più intere culture, bagagli culturali, persone normali come io, come te che ci ascolti, nel passato morivano come mosche senza aver fatto niente, spesso e volentieri erano considerate carne da macello, erano delle vere e proprie armi da mandare contro un nemico, e poco importa se morivano. Ecco, questa è stata la nostra storia dell'umanità fino a due generazioni fa. Adesso le guerre sono finite, per quale motivo? Perché vi è paura, perché vi è la bomba atomica. Se ci dovesse essere una terza guerra, sarà la terza guerra mondiale e l'intera umanità verrà annientata. Come si protrae dunque la nefandezza? Ecco, è partito un'imbarcazione. Come si protrae la nefandezza dell'uomo? La nefandezza dell'uomo si protrae, vi faccio vedere perché è interessante. Ecco, questo, sono in Malesia, questo è il porto fluviale, queste sono delle imbarcazioni locali, tipo la barca di braccio di ferro. Facciamo anche questo breve intervallo, vi faccio vedere anche cosa c'ho dietro, poi riprendo. Giusto il tempo che svanisca il rumore dei portentosi motori di quell'imbarcazione potentissima. Ecco, ci stava per essere una collisione. Ecco, abbiamo assistito ad una collisione mancata con quell'altra barca di braccio di ferro. Ok, adesso quello sta accelerando a tutta manetta, l'altro anche, fanno a gara per vedere chi arriva prima. È un po' il loro passatempo preferito questo qua. Eccoci qua, riposiziono la, ecco, la camera, l'ho posizionata in bilico su questa stalattite qui di roccia scolpita, con il rischio che mi cada in acqua. Riappoggiamola qui un'altra volta. Allora, stavo dicendo, non possiamo più continuare le guerre che venivano protratte dall'uomo, facendogli credere a intere generazioni, perché intere generazioni l'uomo veniva lasciato ignorante, veniva fatto credere che occorreva combattere per la patria, un qualche cosa di astratto. La patria che cos'è? È come far credere che esistano dei confini, la natura non ha messo dei confini, quelli li ha messi l'uomo, e la patria è un qualche cosa di inventato in modo artificioso dagli aristocratici del passato, ovvero gli unici a possedere terreni, castelli, a possedere tutto quanto, affinché chi non avesse nulla combattesse per un qualche cosa d'astratto, difendendo i poteri della classe nobile, i più ricchi, il re, l'aristocrazia.
Adesso cosa è successo? Non è che avendo la bomba atomica l'indole della nefandezza umana è andata scemando. L'uomo è rimasto nefando, meschino, tanto quanto le generazioni precedenti che si ammazzavano fra di loro con le guerre. L'unica cosa cosa è successo? Il sistema della nefandezza non viene più perpetrato usando la spada, ma viene portato avanti utilizzando i mezzi finanziari. Viene creata una finanza artificiosa dei sistemi bancari che creano una valuta che è più una valuta virtuale, però la gente è obbligata e costretta a credere che il valore nominale della carta straccia che stampano le banche abbia un valore concreto, e si utilizzano armi finanziarie dell'alta finanza, dell'economia, sistemi, schemi matematici, imbrogli, truffe a livello della finanza generale, affinché gli stati, ovvero noi, il bene comune, la nostra società, cadano nella trappola e vengano costretti a cedere la propria sovranità nazionale, quindi anche le loro ricchezze, al sistema fraudolento e truffaldino delle lobby in generale. Io parlo delle lobby bancarie, della finanza. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Gli stati non contano più nulla, sono stati distrutti a colpi di carta straccia, a colpi di fumo, carta bollata, a colpi di normative sono molto contorte da capire, prendono in giro la gente, e questo è un po' quello che sta succedendo. La nefandezza si sta protraendo ancora. L'unica cosa che stavolta qui lo scopo non viene raggiunto con la spada, vengono deturpati i cittadini utilizzando dei meccanismi che sono molto più sofisticati. Tuttavia non è cambiato nulla da ciò che avveniva due generazioni fa, andando a ritroso dal tempo della nascita dell'uomo. L'uomo è sempre meschino e nefando. L'unica cosa è che adesso non ci combattono più con le armi, non ci mozzano più la testa, non ci sparano più addosso, però rubano i nostri averi, quello che abbiamo, la nostra ricchezza, il nostro bagaglio culturale, cercano di annientarcelo utilizzando dei sistemi, dei mezzi più sofisticati, più complicati. Quindi, ragazzi, date retta a me, dobbiamo combattere le lobby e le concentrazioni di potere, perché sono loro gli artefici della nostra disgrazia, e solo in questo modo qui potremo creare un futuro prospero e un futuro che potrà essere gradevole per i nostri figli. Oramai noi siamo stati fregati di gradevole, non abbiamo nulla. Magari ho qualche cosa ce l'ho perché viaggio, vedo tanti posti belli, però tutto sommato dobbiamo combattere per liberarci dalle lobby. Ok ragazzi, grazie a tutti, ciao, alla prossima.